Buongiorno a tutti, sono Francesco Ferrini, sono docente di arboricoltura presso l'Università di Firenze, dove attualmente ricopro la carica di presidente della scuola di agraria. Ho scelto questo tipo di presentazione, una presentazione meno impersonale rispetto al semplice scorrere diapositive di PowerPoint, perché parlerò di argomenti piuttosto importanti, quali la salute, il benessere e l'equità sociale nelle città del futuro, e soprattutto, perché di questo mi occupo, di quale sarà il ruolo del verde in queste città del futuro. Infatti è noto che gli spazi verdi urbani possono promuovere la salute mentale e fisica delle persone, nei residenti delle nostre aree urbane, tramite il rilassamento psicologico, l'attenuazione dello stato di stress, stimolando anche la coesione sociale, sostenendo l'attività fisica e riducendo anche l'esposizione agli inquinanti atmosferici, al rumore e al calore eccessivi. Gli studi disponibili sono tanti e ci dicono praticamente tutti che le città che hanno visioni di lungo termine, che stanno prosperando dal punto di vista sociale, economico e ambientale, non solo hanno una buona dotazione di verde urbano pro capite, ma esso si presenta anche ben pianificato, ben progettato e ben gestito rispetto a città che invece evidenziano problematiche a vario livello in settori che ho appena menzionato. Di conseguenza, nei programmi urbanistici delle maggiori città straniere, ma anche alcune italiane, il verde è accuratamente proporzionato e distribuito in base a delle norme precise, messe a punto da un pool di studiosi che comprende non solo i pianificatori, i paesaggisti e anche le persone che come me si occupano di alberi, ma anche da parte di igienisti, sociologi, ecologi e anche psicologi, che insieme lavorano per progettare quella che sarà la città del futuro. Una città in cui le aree verdi non dovranno essere dei piccoli patchwork qua e là isolati, dovranno avere un fil rouge, quindi si tratterà di realizzare una maglia di spazi progettati per le più svariate attività creative, sportive, eccetera, eccetera, che penetri profondamente nell'abitato in modo da servire il maggior numero di cittadini possibile. E questo è fondamentale perché già oggi la metà degli abitanti del pianeta, il 54% per l'esattezza, vive in aree urbane. In Europa questa percentuale arriva quasi all'80%, negli Stati Uniti addirittura quasi all'84%. Ed è accertato che questa tendenza tenderà ad aumentare nel prossimo futuro, tanto che si prevede che nel 2050 oltre il 70% della popolazione mondiale vivrà in aree urbane, il che vuol dire che 6 miliardi di persone vivranno in ambienti urbanizzati. Dobbiamo quindi renderci conto che la natura delle nostre città sarà costretta a cambiare molto e molto più radicalmente di quanto lo stia già facendo. E se vogliamo che in queste aree urbane, nelle nostre città, si sviluppi e venga mantenuto anche un ambiente sano, sano ovviamente per le persone, dobbiamo mettere gli aspetti legati al miglioramento della salute e del benessere al primo posto in quella che sarà la pianificazione e la progettazione della prossima città che dobbiamo fare adesso. E a questo proposito la letteratura scientifica è ricca di tantissimi studi epidemiologici che hanno dimostrato i vari aspetti positivi sulla salute determinati dagli spazi verdi urbani, tra cui la riduzione della depressione, il miglioramento quindi della salute mentale, la riduzione della morbilità e della mortalità cardiovascolare e broncopolmonare legata soprattutto in questo caso all'inquinamento, una riduzione dei tassi di obesità che purtroppo poi portano anche a una maggiore predisposizione alle patologie che ho appena elencato, e anche un certo effetto sul diabete, il killer silente, un killer che uccide tantissime persone ogni anno e che affligge quasi 500 milioni di persone nel mondo. E c'è anche un miglioramento negli esiti delle gravidanze. Nascono bambini di peso adeguato, con una circonferenza cranica maggiore, e ci sono molti meno parti prematuri. Per esempio, ieri è stato pubblicato un articolo in cui si evidenzia come ci sia stata una fortissima riduzione nei parti prematuri a seguito della riduzione dell'inquinamento determinato dal lockdown che ci ha costretti a casa
per quasi 2 mesi e che ha notevolmente abbassato il livello degli inquinanti un po' in tutto il mondo, ma in particolar modo in Europa. Ne deriva che nelle future pianificazioni sarà fondamentale non solo prevedere un'adeguata quantità di aree verdi, ma anche che esse siano di qualità elevata in modo da massimizzare quelli che sono i benefici per la salute e il benessere, che sono due cose diverse. La salute è la, diciamo, stare bene fisicamente, il benessere è stare bene anche e soprattutto psichicamente. Uno spazio verde non adeguatamente progettato e realizzato può addirittura essere associato a rischi per la salute, come ad esempio una maggior esposizione alle pollinosi causata da un'errata scelta del materiale vegetale, quindi non dobbiamo introdurre specie ad elevato potenziale allergenico. Oppure anche l'uso eccessivo di specie con elevata produzione di composti organici volatili che, combinandosi con gli ossidi di azoto prodotti dalle attività antropiche, sono dei precursori dell'ozono e quindi aumentano la concentrazione di ozono nella troposfera. E i percorsi che portano a effetti benefici sulla salute da parte del verde urbano sono diversi e anche piuttosto complessi. E sono stati formulati vari modelli per spiegare la relazione fra spazi verdi e salute. Alcuni autori, per esempio, hanno suggerito 4 percorsi fra di loro interagenti attraverso i quali gli spazi verdi possono influenzare la salute ed il benessere. Primo è il miglioramento della qualità dell'aria, un aumento o un miglioramento dell'attività fisica, una compensazione dello stato di stress e quindi una maggior coesione sociale. Altri ancora hanno proposto l'attività fisica, il contatto con la natura, il rilassamento e le interazioni sociali come importanti e fondamentali percorsi per la salute. Altri ancora hanno sostenuto che gli spazi verdi urbani mitigano l'effetto delle isole di calore urbane e quindi forniscono protezione dai rischi diretti per la salute causati dalle ondate di calore, migliorano il capitale sociale, la coesione e incrementano l'attività fisica. Oltre ai percorsi che ho appena descritto, è sicuro che l'esposizione alla flora microbica, quella flora microbica naturale e un miglioramento del funzionamento del sistema immunitario sono le principali vie che collegano natura e salute. Sapete che noi abbiamo, mi pare, circa 38.000 miliardi di batteri nel nostro corpo, di batteri ovviamente che ci aiutano nei nostri processi metabolici. Fa paura a dire questa cifra, ma abbiamo un microbioma fondamentale per le nostre funzioni fisiologiche e che ci aiuta anche a difenderci dalle patologie e dalle malattie. Rimangono comunque da chiarire quelli che sono i contributi relativi ai diversi percorsi che vi ho testé elencato, nonché eventuali potenziali effetti sinergici. Nel frattempo c'è una conoscenza purtroppo ancora insufficiente dei percorsi causali sottostanti ai risultati sanitari e i complessi fattori sociali e ambientali che possono modificare anche sostanzialmente le risposte, ostacolano quindi questo, diciamo, ostacola l'attuazione di interventi politici mirati. E quindi necessaria, addirittura fondamentale, vorrei dire, come più volte anche ribadito io stesso in altre conferenze, una ricerca interdisciplinare che coinvolga non solo coloro che si occupano di alberi o di progettazione o di pianificazione, ma tutte le professionalità che vi ho elencato all'inizio di questa relazione. Questo serve a colmare le lacune di conoscenza nel settore dell'ambiente urbano e della salute. È ovvio che non possiamo non collaborare con i medici, per esempio, con i sociologi o con i psicologi che possano aiutarci nelle scelte, per esempio, di dove collocare nuove aree verdi, di quali specie collocare e di quali possono essere i potenziali effetti conseguenti. E oltre agli aspetti sanitari e relativi al benessere, nelle future pianificazioni è anche importante tener conto degli aspetti sociali legati al verde urbano. È importante notare ancora una volta che gruppi di popolazione svantaggiati vivono spesso in quartieri con ridotta disponibilità di spazi verdi e ci sono tantissimi studi che hanno dimostrato che le persone svantaggiate dal punto di vista socio-economico tendono a beneficiare maggiormente
di un miglior accesso al verde urbano. Pertanto, ridurre le disparità socio-economiche nella disponibilità e accessibilità, perché le aree verdi devono essere realmente fruibili, questo, appunto, questa riduzione, questa maggior disponibilità e accessibilità può aiutare a limitare quelle che sono e purtroppo sono tante, le disparità legate al reddito, allo status di minoranza, qualunque essa sia, alla disabilità e ad altri fattori. Quindi fornire un accesso equo allo spazio verde è un obiettivo fondamentale, non è solamente importante, delle future politiche urbane orientate alla salute, tanto che il miglioramento dell'accesso allo spazio verde è stato incluso fra gli obiettivi principali negli accordi e nelle dichiarazioni internazionali. Per esempio, la strategia Health 2020 prevede lo sviluppo di ambienti locali resilienti e la dichiarazione di Parma susseguente sull'ambiente e sulla salute adottata dagli Stati membri della regione europea dell'Organizzazione Mondiale della Sanità include l'impegno a fornire a ciascun bambino entro il 2020 l'accesso ad ambienti sanitari sicuri, ad ambienti della vita quotidiana in cui possano camminare e andare in bicicletta e asili nidi e scuole con annessi spazi verdi, asili e scuole con annessi spazi verdi in cui giocare e poter svolgere attività fisica. Per cui una valutazione dell'ambiente effettuata dall'Agenzia Europea ha concluso che lo spazio verde può proteggere dai rischi ambientali e contribuire alla salute stimolando gli Stati membri dell'Unione Europea a sviluppare obiettivi politici nazionali. Appunto l'Agenzia Europea dell'Ambiente che ce lo dice. Per cui gli obiettivi di sviluppo sostenibile adottati dalle Nazioni Unite nel 2015, che hanno come target i 17 obiettivi nel 2030, includono, fra gli altri, nell'obiettivo numero 11, anche il seguente sottoobiettivo: entro il 2030 fornire accesso universale a spazi verdi, pubblici e sicuri, inclusivi e accessibili, in particolare per donne e bambini, persone anziane e persone con disabilità. Questo è il target 11.7 dei 17 obiettivi dello sviluppo sostenibile. Le infrastrutture verdi stanno ricevendo per questo maggiore attenzione rispetto al passato, soprattutto a livello internazionale, come mezzo per migliorare le prestazioni ambientali e la vivibilità delle città grazie all'ampia gamma di servizi ecosistemici che il verde urbano può fornire, tra cui per esempio, ed è bene ribadirlo, troviamo la modulazione delle temperature ambientali, come ho detto precedentemente, quindi una riduzione di quelle che sono le ondate di calore e gli effetti negativi che ne conseguono, la riduzione del deflusso e il controllo del deflusso delle acque piovane, l'intercettazione e la riduzione dell'inquinamento, soprattutto quello pericolosissimo da particolato, il sequestro e lo stoccaggio del carbonio, l'attenuazione anche dell'inquinamento acustico, seppur questo effetto è minore rispetto agli altri da parte della vegetazione, ma anche una promozione della diversità biologica. Quindi questi servizi ecosistemici sono stati anche collegati a una serie di risultati positivi relativi agli aspetti sociali, come per esempio il ridotto consumo di energia, che quindi determina meno spese da parte del cittadino, il miglioramento della salute pubblica, una maggiore produttività economica, un miglioramento dei rapporti sociali, una riduzione della criminalità e un generale quindi aumento della percezione positiva dei luoghi. È perciò importante avere delle strategie di crescita che includano la presenza del verde nei nuovi progetti, ma questi devono essere pensati non solo per adattare le nuove urbanizzazioni agli impatti del cambiamento climatico, ma anche riguardo agli effetti su quella che sarà la società futura, che è bene sottolinearlo, si costruisce adesso. Ciò che pianifichiamo, ciò che progettiamo adesso avrà effetti fra 5, 10, 15, 20, forse 30 anni. Per cui bisogna anche aver chiaro che le infrastrutture verdi possono limitare delle potenziali conseguenze non previste della densificazione urbana, conseguenze chiaramente
negative, come per esempio l'aumento della densità residenziale, che spesso significa meno vegetazione, una maggior impermeabilizzazione delle superfici, un male enorme nel nostro paese e non solo, e che porta poi a temperature più elevate, sia a causa del traffico veicolare, a causa del condizionamento degli edifici e dall'assorbimento e rimissione di calore da parte di essi e da parte delle pavimentazioni. Questi fattori colpiscono con più frequenza le fasce più deboli, soprattutto quando queste non hanno accesso a aree verdi di adeguato livello. E quindi questi elementi si combinano per aumentare la frequenza, l'intensità delle ondate di calore e esacerbare la vulnerabilità dei cittadini in un clima che sappiamo bene si sta riscaldando e si riscalderà probabilmente sempre di più, con conseguenze deleterie per la salute e il benessere. Tuttavia, il potenziale di raffreddamento ottenibile con la realizzazione di adeguate infrastrutture verdi è alquanto incoraggiante. Ci sono evidenze scientifiche che suggeriscono che l'aumento e la copertura della chioma di alberi fino al 5% a livello di città può ridurre le temperature diurne fino a 2 gradi, quindi 2 gradi in meno rispetto a quelle che si avrebbero senza la vegetazione. Addirittura alcuni studi riportano che parcheggi densamente verdi potrebbero raggiungere un raffreddamento in situ, quindi locale, fino a 7-8 gradi. Poi pareti e tetti verdi possono determinare una riduzione ulteriore della temperatura, però questo riguarda soprattutto gli edifici ai quali sono annessi, fino a 8 gradi. Però purtroppo questo è un verde che non è fruibile e che chiaramente non è accessibile soprattutto a quelle classi più deboli che vi ho elencato prima. Ma anche spazi verdi di poche migliaia di metri quadri sono in grado di ridurre temperature di diversi gradi. Tale raffreddamento può tradursi in una riduzione dei consumi energetici e quindi, come ho detto, in minori spese da parte delle famiglie, soprattutto nelle città dei climi più caldi. Questo è quantificabile in miliardi di euro. Pensate che negli Stati Uniti dal 3 all'8% della spesa energetica è necessaria per il condizionamento degli edifici. Alcuni autori hanno notato, per esempio, che la domanda di elettricità nelle città aumenta dal 2 al 4% all'aumentare di un solo grado della temperatura e ovviamente l'aumento del verde urbano può ridurre quindi la mortalità durante le ondate di calore. Vi ricordate, nel 2003 ci sono state decine di migliaia di morti in Europa, quasi l'equivalente di quelli determinati dal Covid a causa dell'ondata di calore che investì praticamente tutto il continente. E sappiamo anche che le ondate di calore hanno conseguenze sulla salute un po' per tutti, ma soprattutto in quelle fasce più deboli, quindi nei più giovani e negli anziani. E tra l'altro questo non deve farci pensare che solo un paese come l'Italia o altri paesi notoriamente caldi in estate siano i più influenzati. Per esempio, i dati di una ricerca hanno evidenziato che anche in una città relativamente fresca, come può essere Londra, un aumento di un grado oltre 21 gradi e mezzo determina un aumento della mortalità fino al 3%, soprattutto fra i giovanissimi e gli anziani. Pensate, anche a Londra, una cifra che poi è enorme se si pensa a quanti sono gli abitanti di Londra. Per cui la mortalità che colpisce soprattutto i ceti sociali che hanno minore accesso ai servizi e ai benefici del verde è chiaro che determina di conseguenza che l'equa distribuzione di questi spazi verdi sia fondamentale per la pianificazione delle nuove aree urbane, che devono tenere questo aspetto come primario nella distribuzione delle aree verdi nelle nuove urbanizzazioni. E poi bisogna sottolineare che anche se esiste un'ampia letteratura sulla giustizia ambientale, l'environmental justice come la chiamano gli anglosassoni, che documenta appunto come le comunità emarginate e vulnerabili siano esposte in modo sproporzionato a maggiori danni ambientali, ad esempio le discariche, le fabbriche inquinanti, i siti contaminati abbiano un accesso ridotto ai benefici ambientali, compresi fra l'altro quelli prodotti alle aree verdi, appunto il concetto di giustizia climatica è stato utilizzato
sempre più frequentemente, anzi è utilizzato per tracciare quelle che sono le dinamiche spaziali globali nella distribuzione dei beni e dei danni ambientali solo in tempi relativamente recenti. La ricerca in questo senso ha poco più di 10-15 anni. Fra l'altro noi confondiamo molto spesso i concetti di uguaglianza e di equità. L'uguaglianza è dare alle persone le stesse cose, equità è dare alle persone le stesse possibilità. Quindi noi dobbiamo dare alle persone la stessa possibilità di accedere ai benefici e ai servizi ecosistemici prodotti dalle aree verdi, soprattutto quando queste sono equamente distribuite e possono fornire appunto quei servizi che poi portano all'equità sociale, alla social equity, che è fondamentale, uno dei tre cardini della sostenibilità: sostenibilità ambientale, economica e sostenibilità sociale. Purtroppo questi concetti di giustizia ambientale ed equità sociale non sono sempre, per non dire molto raramente, presi in considerazione nelle attuali politiche pianificatorie, soprattutto nel nostro paese. E non è giusto che sia così. Perciò, anche se in ritardo, dobbiamo studiare quelli che sono i complessi rapporti natura-città uomo e adottare ovviamente le informazioni che ci derivano dalla ricerca di settore e applicarle poi nelle future pianificazioni, perché se il sogno dello sviluppo ad infinitum, come è stato definito ormai qualche anno fa, è impensabile, deve esserlo invece il sogno di uno sviluppo equo e sostenibile. Riguardo poi ai potenziali disservizi legati alla presenza del verde, è bene ribadire che, a parte rare eccezioni, i benefici per la salute degli spazi verdi urbani sono enormemente superiori ai potenziali disservizi. Disservizi potrebbero essere, per esempio, come ho accennato precedentemente, allergie a polleni, infortuni e presenza anche di animali indesiderati, come può essere una maggior presenza di zanzare. La maggior parte però di questi effetti negativi sono associati a spazi verdi mal progettati e mal gestiti, e possono essere ridotti o prevenuti mediante un'adeguata pianificazione, progettazione e manutenzione dello spazio verde urbano ma anche periurbano. Per esempio piantare specie non allergeniche, controllare i vettori delle malattie, per esempio assicurare una maggiore sicurezza per quanto riguarda i campi da gioco. Per cui misurare la disponibilità, l'accessibilità e anche la qualità dello spazio verde e anche monitorare poi l'utilizzo dello spazio verde stesso da parte di specifici gruppi di cittadini sono passaggi essenziali per fornire informazioni a sostegno di interventi mirati sull'evidenza. Tali interventi ovviamente includeranno misure che mirano a rimuovere gli ostacoli all'utilizzo dello spazio verde, a migliorarne anche l'utilizzo da parte di specifici gruppi di popolazione, quali bambini, anziani, adulti in età lavorativa, donne in gravidanza, minoranze culturali ed etniche, e anche da parte di individui con problematiche mentali, con menomazioni cognitive o anche limitazioni fisiche, sostanzialmente da parte di tutti. E esempi di tali misure possono includere l'aumento quali quantitativo delle superfici a verde nei quartieri poveri e interventi fisici per migliorare l'accesso e l'uso dello spazio verde, come ingressi attraenti, accoglienti, sentieri ben progettati, panchine molto più accoglienti, molto più comode, soprattutto quando sono poste in stati ben drenati e con adeguate pavimentazioni, magari che assorbono anche gli inquinanti o anche fonoassorbenti. E poi è fondamentale la fornitura costante e regolare di natura attraente, la presenza di campi da gioco e anche il miglioramento della sicurezza nei parchi urbani, che spesso nel nostro paese sono percepiti come insicuri. Lo sviluppo e l'applicazione di approcci armonizzati per la misurazione dello spazio verde e la produzione di dati coerenti e comparabili in molte città è quindi essenziale, è una cosa fondamentale per consentire a coloro che sovrintendono la pianificazione locale, ai responsabili
politici di valutare la necessità di miglioramento e di identificare aree specifiche in cui sono giustificati investimenti per interventi volti alla realizzazione di nuovi spazi verdi o al miglioramento di quelli esistenti. Concludo con una massima della International Society of Arboriculture, che è rendere il mondo migliore un albero alla volta, perché se ognuno di noi fa qualcosa, insieme possiamo fare molto. Una massima di Don Puglisi che io cito spessissimo, che mi rimase impressa quando la lessi per la prima volta. Sapete bene chi era Don Puglisi, il sacerdote ucciso dalla mafia. Ecco, se ognuno di noi pianta un albero, possiamo realmente rendere il mondo migliore e assicurare anche un futuro migliore a coloro che ci seguiranno, ai nostri figli, ai nostri nipoti e a tutti quelli che verranno anche successivamente. Perché una cosa è fondamentale: spesso diciamo che dobbiamo salvare la terra, in realtà dobbiamo salvare noi stessi. La terra l'ha dimostrato in questi due mesi di lockdown, come la natura è tornata nelle città e come se ne è riappropriata, soprattutto in termini di fauna che è stata vista in città, tassi, volpi, lupi, cinghiali, eccetera eccetera. La terra, state tranquilli, si salverà da sola. Ci vorranno 1.000, 10.000, forse 100.000 anni a rimediare ai danni che abbiamo fatto, ma siamo noi che dobbiamo salvare noi stessi, e lo possiamo fare attraverso la progettazione di nuove città più inclusive, più resilienti, ma soprattutto più verdi. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buonissima giornata e un radioso futuro.